Ultimi istanti finali tra Napoli e Genoa, e il Genoa al momento sta facendo l'impresa al Maradona, che in realtà non è un'impresa perché battere il Napoli in realtà quest'anno non è neanche così difficile, però è un risultato che fino a questo momento dà ragione sicuramente alla squadra di Girardino. Siamo al minuto numero 87, ragazzi, magari un gol in live, magari un gol in live. Può esserci, me lo sento, devo dirvi la verità. Poi vedremo se ci sarà o no. Ecco, quindi staremo a vedere. Like, iscrizione, campanella, mi raccomando. Condividete questo video con tutti i vostri amici. State aggiornati, mi raccomando, sul canale. E boom, seguitemi sul canale gaming, JerunGamerGaming. Seguitemi su Instagram, JerunGamer-basso, su TikTok, JerunJuve. Detto questo, ragazzi, è stata una partita in realtà un po' alla solita del Napoli. Nel senso, possesso palla. Ci sono stati dei tiri, ma la sostanza è che il Napoli non fa risultati. Perché il Napoli è una delle squadre che tiene più il pallone in assoluto, ma il possesso palla è una delle statistiche più sopravvalutate di questo sport. Perché tu puoi anche tenere il palla l'80% delle volte, ma non è che devo spiegarvelo io, lo capisce pure un bambino, secondo me. Tu puoi anche tenere la palla l'80% delle volte, ma se tu fai il giro palla da destra a sinistra, molto meglio tenerla il 20%, ma fare un giro palla sensato. Creare. Napoli è l'ennesima partita brutta del Napoli. Per carità, non è disastrosa la partita perché comunque non stai perdendo 5-0 e il Genoa ti ha massacrato. Però non si può definire una bella partita. Non si può definire sicuramente una bella partita. Il Genoa è una bella squadra. Bella realtà, se ne parla poco del Genoa in giro. Se ne parla poco, probabilmente perché è una squadra un po' di media comunque classifica, non è una squadra che sta ai vertici. Però è una squadra che a me piace molto. Solida in difesa, in attacco segna, non c'è un dislivello tra i gol segnati e i gol subiti. Quindi è una squadra che gira senz'altro un allenatore molto competente come Gilardino, che ha un'idea di gioco. Sì, è vero, non produce, cioè, almeno secondo me, vedendo anche delle partite del Genoa, non è una squadra che esprime un calcio meraviglioso, secondo me, ma è una squadra che si difende benissimo, una delle migliori difese del campionato, secondo me. Non sicuramente da top 3, però ha una difesa ordinata, secondo me. Intanto, gol del Napoli, me lo sentivo. Gonghe riaccende il Maradona. E ditemi perché non è stato schierato. 1-1 al minuto numero 89-33. Gonghe, che è quello che, se vogliamo, ci ha provato un po' più di tutti. Settimo gol in campionato. E come col Verona ha cambiato la partita. Gonghe è veramente uno dei migliori del Napoli. O almeno uno dei meno peggio. Da gennaio è quello che ci mette più voglia. Quando il Napoli ha acquistato un Gonghe, come cavolo si chiama, ci mette più voglia. Riguardiamo Di Lorenzo, appoggio di testa, un Gonghe si gira. E trafigge Martinez. Tanti rimpianti per il Genoa, fatemi dire, perché è di 0-1, dovevi tenere il risultato, però comunque anche un pareggio non è male. 5 minuti di recupero, ma si andrà più in là. Comunque, dicevo, il Genoa, squadra solida in difesa, che in attacco comunque segna. E oggi ha giocato una partita, secondo me, non dico perfetta perché comunque stai pareggiando in questo momento e ci sono delle cose che magari nel secondo tempo non sono funzionate così. Al massimo, il Genoa ha fatto la partita che doveva fare, ossia non scoprirsi troppo, non lasciare tanti spazi in difesa, giocare un po' di contropiede, perché il Napoli è una squadra che ha una difesa altissima. Eppure oggi l'abbiamo visto, il Genoa ha avuto almeno 3-4 occasioni. Due con Retegui, che non mi è dispiaciuto, ha avuto delle occasioni da gol con due colpi di testa parate entrambi dal meretto sul primo palo. E poi ha avuto la più grande occasione con Frendrup, un tiro dalla distanza che scusatemi, va in rete. E il Genoa dunque la sblocca nel secondo tempo al minuto numero 48-49. Il Genoa, secondo me, nel secondo tempo ha approcciato la partita benissimo. Il Napoli si era un po' addormentato, però il Genoa è passato in vantaggio. Il Genoa è passato in vantaggio. Il Genoa fino all'88esimo non aveva neanche rischiato così tanto, perché il Napoli è vero che stava di molto, aveva il baricentro molto alto, questo è vero. Le occasioni si stavano creando, insomma, per il Napoli. Ma se andiamo a vedere le reali occasioni, è una. Il colpo di testa di Anguissa sotto porta alto, quindi
Intanto, mamma mia, che errore qua di Sabelli. Gong, gong, cross bellissimo sulla sinistra. Kvaratskhelia, Kvaratskhelia, Kvaratskhelia. Oddio, prova a fare qualcosa di Lorenzo. Il cross, il colpo di testa a liberare. Non benissimo. Minuto di sofferenza per il Genoa che prova a ripartire di contropiede come ha fatto per larghi tratti della partita. Ekuban la lavora, non benissimo. Ultimi 4-3 minuti di recupero, ma il Maradona ora è infuocato chiaramente. Il Napoli ci sta provando, il Napoli la vuole vincere questa partita, come è giusto che sia, anche perché mercoledì dovrà affrontare il Barcellona, c'è stato il caso Osimhen, come avete potuto sentire nei giorni scorsi. Ora la verità vera noi non la sappiamo perché si scrive sui giornali, ma comunque la verità la sa solo Osimhen, la sa solo il Napoli. Osimhen, tra l'altro, è allo stadio, è in tribuna, non ha giocato questa partita. Poi ha giocato anche la Coppa d'Africa un paio di giorni fa, ha perso la finale, quindi per Osimhen è un periodaccio quest'anno. Al Napoli quest'anno sta girando tutto storto, diciamo, tutto storto, perché sicuramente con il Milan meritava di più, ma in generale anche per esempio con Real nella partita d'andata. Però oggi al momento sta ottenendo un pareggio, manca sempre meno alla conclusione della partita, ma in generale abbiamo visto un Napoli che tiene la palla ma non crea delle occasioni pericolose, perché il Napoli tira, il Napoli crea, ma delle occasioni pericolose poche. Oggi appunto nel primo tempo mi ricordo per esempio un tiro di Kvaratskhelia e un tiro di Anguissa, tra l'altro tiro di Anguissa di controbalzo parato da Martinez e basta. In secondo un tiro, un colpo di testa di Anguissa sopra la traversa. Ma se devo dirvi, la squadra che nei primi 80 minuti, anzi nei primi 50 minuti, mi è piaciuta di più, io scelgo il Genoa a mani bassissime. Il Genoa è stato compatto per gran lunga partita, poi nel calcio la differenza la fanno pure i dettagli, ragazzi. La fanno pure i dettagli, e il Genoa sul gol del Napoli si è un po' posizionato male in difesa, Ngonge segna questo gol che comunque è importante perché ogni punto qua fa la differenza. Fa la differenza, e comunque ricordiamo che il campionato comunque è lungo, ragazzi. Comunque è lungo, l'Atalanta non le potrà vincere tutte. Il Bologna qualche pareggio inciamperà. Quindi ogni punto qua fa la differenza. Quindi meglio sicuramente un pareggio della sconfitta, questo è chiaro. Intanto il Napoli ci prova per la vittoria. Martinez qua rischia di brutto, ma riesce a tenere in qualche modo il pallone. Del Genoa mi sono piaciuti in particolar modo Gudmundsson, che tra le linee anche oggi ha dimostrato il suo gran talento. Frendrup, che segna il suo primo gol in Serie A. In generale è un giocatore che recupera palloni, un giocatore che corre, veramente bel centrocampista. Malinowski non partiva dal primo minuto, è subentrato poi a gara in corso. Tra l'altro Malinowski è migliorato molto anche in fase difensiva, con Gilardino stava proprio svolgendo questo lavoro più in zona difensiva che in zona offensiva, come faceva invece con Gasperini. Anche la difesa, Bani a me è piaciuto, ma anche per dire lo stesso De Vinter ha fatto una partita più coordinata. Simeone del Napoli non ha lasciato sicuramente il segno. È entrato Lindstrom, che non ha fatto così male, ma non ha neanche svoltato la partita. L'ha svoltato invece Ngong, la sta svoltando perché ha comunque segnato il gol del pareggio. Ed è quello che ci sta mettendo sicuramente più voglia. E delle giocate gli stanno riuscendo. Ultimi secondi, Gilardino dà le ultime indicazioni in questa partita che sta giungendo al termine. Lindstrom, tocco per Di Lorenzo. Le cose da dire, principalmente le ho dette. Sicuramente la vittoria del Genoa forse era un po' immeritata, ma la vittoria del Napoli no. La vittoria del Napoli no. Possibile rigore, niente. Lo bocca Malinowski. Oddio. Un fallo per il Napoli. Si imbestialiscono i giocatori del Genoa. Tra le altre cose, aggiungo un'ultima cosa: la partita è stata veramente molto calda. Molte proteste, molti appunto, molti, non dico dibattiti, però ci sono state molte proteste in generale dei calciatori. L'arbitro è andato un po' in confusione oggi. Ultimi, ripeto, secondi della partita, siamo oltre il recupero, siamo al minuto numero 96 circa. Per questa probabilmente ultima punizione della gara, ce la andiamo a vedere insieme. Per il resto, ovviamente, fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra opinione. Martinez non ha dovuto fare grandi parate, non ha dovuto fare sicuramente grandi parate. È entrato anche Vitinha al posto di Gutmus negli ultimi minuti, ma non è riuscito a lasciare il segno. Ma è normale che sia, è arrivato al Marsiglia a gennaio, e comunque si deve ambientare per bene. È entrato anche Raspadori, che con Mazzari sta facendo un po' più di fatica. Con Garcia, secondo me, rendeva meglio. Anche se segnare sta punizione è quasi impossibile. È da tipo 30 metri. Ma anche, sì, saranno da 25-30 metri. Se segna, fa un gol della Madonna. Se
Se segna fa veramente un gol della Madonna. Ultima anche indicazione dell'arbitro Sacchi, veramente partita molto calda, molto molto calda, molto accesa in generale, quasi una mini lista se vogliamo dei giocatori del Genoa con i giocatori del Napoli. Vediamo un po' sta ultima punizione appunto, che probabilmente metterà fine al match, una partita durata veramente molto. Sì, è vero, il tempo effettivo non è stato sicuramente alto, ma ci sono state delle cose da dire. Sicuramente non è stata una partita noiosa. Sia il Napoli che il Genoa hanno tenuto il possesso palla, il Genoa molto meglio del Napoli. In generale il Genoa è una bella squadra che è anche uscita bene per tempo. Vediamo un po' questa ultima punizione. Parte il tiro sulla barriera come prevedibile. Vediamo un po' se l'arbitro fischia alla fine. Ancora no, Lindstrom, il cross dentro l'aria. Niente, Politano. Scusate, Lorenzo ho sbagliato. Ancora un colpo di testa. Poi un campanile, poi Lobotka, la lavora da dietro e finisce qui. Napoli 1, Genoa 1. Un punto che in realtà al Genoa diciamo che va bene. Sì, è vero, hai subito quello all'ultimo, ma comunque venire al Maradona a pareggiare ci può anche stare. Per il Napoli un punto per come si era messa è anche positivo. Ma è chiaro che questa la doveva vincere.